All'Hungaroring va in scena il secondo atto dell'Italian Formula 3 European Series, la serie continentale della Formula 3 italiana, che dal prossimo 10 di giugno tornerà sullo stivale con la prima gara del campionato italiano in programma al Mugello. Sul circuito Maggiaro, 11 le monoposto schierate in griglia di partenza. Al via di gara 1, con l'italo-americano Eddie Cheever in pole position, manca nella terza casella della griglia Enrique Martins. La dallara del brasiliano di Prema Power Team è costretta a rientrare ai box durante il giro di schieramento per la rottura di un semiasse. Allo spegnimento dei semafori Eddie Cheever e Riccardo Agostini scattano bene dalle prime due posizioni e si involano già dalla prima curva, dove Gerard Barabeig e Brandon Maisano sono protagonisti di un contatto che li mette fuori gioco. Il francese di Prema riesce a procedere per qualche centinaio di metri, ma poi finisce a contatto con le protezioni della pista Maggiara e deve abbandonare la sua monoposto. Anche Barabeig riparte, ma dopo un giro deve fermarsi anche lui nello stesso punto dove è uscito di scena il pilota di Ferrari Driver Academy. Davanti, Cheever e Agostini prendono largo, mentre alle loro spalle li insegue il giovanissimo Robert Visoiu, pilota romeno del team Ghinzani. Lotta aperta per la quarta posizione tra Mario Marasca e Patrick Niederhauser, compagni di team in BVM. Lo svizzero sembra in un primo momento averne di più, ma Marasca non commette errori e riesce a tenersi alle spalle il campione italiano in carica di Formula Abarth. Niederhauser rischia anche di perdere la quinta posizione ai danni di Sergei Sirotkin, che tenta durante il nono giro di insediare l'elvetico di BVM. Al traguardo è Eddie Cheever a vincere su Riccardo Agostini con l'unica Migalle che non ha mai superato il secondo di distacco. Anche al traguardo i due sono appaiati, mentre è più staccato il romeno del team Ghinzani Robert Visoiu, che sale sul podio ottenendo il record di pilota più giovane sul podio della Formula 3 italiana. Sì, sicuramente è stata una gara spettacolare, con Riccardo sempre dietro e mi ha dato un bel po' di spino da... Era difficile, però si è andata bene e sono contento. La seconda gara del weekend vede Riccardo Agostini in pole position con la Migalle di JD Motorsport davanti a Eddie Cheever. Il padovano scatta subito bene dalla prima fila, mentre Cheever ha una brutta partenza e viene superato dai suoi due compagni di team, Enrique Martins e Brandon Maisano. Dal fondo dello schieramento non parte Patrick Niederhauser. Lo svizzero di BVM riesce solamente a completare un giro prima di rientrare ai box per abbandonare la sua gara. Nel corso del primo giro, contatto tra Nicolas Latifi e Yoshikata Kuroda. L'italo canadese arriva un po' lungo in frenata e urta la dallara del giapponese di Euronova. Nessuna conseguenza né per la monoposto né per i due piloti che continuano normalmente la loro gara, nonostante siano molto staccati dal resto del gruppo. Agostini davanti a tutti impone un ritmo infernale che nemmeno Martins riesce a sostenere e si invola verso la vittoria numero uno in carriera in Formula 3. Il pilota padovano porta una Migalle sul gradino più alto del podio dopo due anni. L'ultima volta l'impresa era riuscita sul circuito di Monza nel 2010 al messicano Pablo Sanchez Lopez. Il podio di gara 2 è completato dalla coppia di Prema Power Team formata da Enrique Martins e Brandon Maisano. Solo quarto è Eddie Cheever. Sono veramente contento del risultato. Abbiamo lavorato tantissimo dalla fine dell'anno scorso, ogni test, ogni giro dopo giro abbiamo continuato a migliorare, a provare nuove cose. Finalmente abbiamo raggiunto il risultato che ci aspettavamo e sono veramente contento. Gara 3, la cosiddetta sprint di 15 minuti più un giro grazie all'inversione della griglia rispetto alla classifica finale di gara 1, vede il russo Sergei Sirotkin scattare dalla pole position davanti al suo avversario più accanito della scorsa stagione, Patrick Niederhauser. Seconda fila occupata da un ottimo Mario Marasca e da Robert Visoiu. Allo start il rumeno del team Ghinzani e Mario Marasca si producono in un duello spettacolare. Marasca chiude Visoiu verso il muro dei box arrivando alla prima curva a ruote bloccate. Quando tutti pensano al contatto inevitabile, invece i giovani piloti di Formula 3 riescono a evitare il peggio inserendosi tutti nella prima curva. Marasca però deve cedere qualche posizione, così ne approfitta l'italo canadese Nicolas Latifi che si infila in terza posizione. Davanti Sirotkin sfugge a Patrick Niederhauser che deve accontentarsi della seconda piazza. Latifi riesce a contenere il romeno sino a due giri dal termine, poi Visoiu riesce a beffare il pilota di BVM con un sorpasso da gran campione.
Al traguardo è quindi Sergei Sirotkin, anche in questo secondo appuntamento stagionale impegnato sia in Formula 3 che in AutoGP, ad aggiudicarsi la prima vittoria nella serie davanti a Niederhauser e a Visoiu, tre ex compagni in Jänzer Motorsport. In classifica generale ora comanda Eddie Cheever con 72 punti davanti al suo compagno di team Enrique Martins a 64 e Riccardo Agostini con 57.